sia la parte del Valsillès, la pressione fiscale in un secolo che è un secolo fino al 1700, diciamo 60-70, che è quando finisce l'esperimento dell'assolutismo illuminato, incomincia un ciclo negativo, la pressione fiscale sale tra il 70 e l'89 in 20 anni dal 20 al 30%. Ed è tutto evidente che con la pressione fiscale di questo paese dovremmo essere in rivoluzione permanente, siamo ben oltre il tratto che ghigliottina, voglio dire. Questo però perché è vero quello che appunto diceva prima Alessandro, cioè il diritto di resistenza all'oppressione, che è poi il diritto all'insurrezione, cioè il riconoscimento della prerogativa di insorgere, era funzionale alla trasformazione dispotica in qualche modo del potere dello Stato, cioè quando da monarchia assoluta, che comunque aveva una sua anche una percezione dei limiti della sovranità, si andava oltre, allora era riconosciuto, cioè quando si superavano i limiti della lealtà nel rapporto con i sudditi, era riconosciuto tutta la letteratura, ha citato Althusser perché è uno dei padri del federalismo moderno, ma c'è tutta una lunga tradizione, lo stesso Locke che riconosce il diritto all'insurrezione e che è alle origini della nascita degli Stati Uniti d'America per questa ragione, il diritto di resistenza e il diritto all'insurrezione sono dei pilastri significativi. In Assemblea Costituente per un attimo si era affrontato il tema e poi è stato messo da parte, così come sono stati messi da parte altri concetti molto significativi. Oggi è del tutto evidente che si trasforma anche per la tradizione di Thoreau, di Milio, eccetera, nel concetto di disobbedienza civile, no? La strada è appunto quella del non ricorso alla violenza, cioè ci sono degli atti che possono essere più incisivi in termini di disobbedienza civile che non il ricorso alla violenza. Io rimango, visto che ne ho parlato prima, rimango attaccato a un modello che è quello del 93 e della separazione tra cechi e slovacchi. In fondo il vecchio stato di Masaryk, nato nel 1918 sulle rovine dell'impero austro-ungarico, e appunto tra l'altro Masaryk insegnava la storia delle dottrine all'Università di Praga, quindi c'è anche questa, come dire, questo feeling corporativo in qualche modo. Sta di fatto che quello Stato che è nato nel 1918, nel 1993, va a morire attraverso una separazione che è stata una separazione di velluto, una separazione che è avvenuta per via referendaria, senza lo spargimento di sangue, c'è stata una presa d'atto della incompatibilità e della volontà di scegliere e conquistare come alle condizioni in cui si vuole, insomma, quindi c'è stato veramente l'affermazione del principio di autodeterminazione nel senso più puro, più alto. È avvenuto tutto per via referendaria, per via molto pacifica, senza addirittura neanche ricorrere a principi di appunto di disobbedienza civile o cose di questo genere. Havel aveva definita fin da subito la separazione di velluto, per come dopo la rivoluzione di velluto nel 1989 era arrivata la separazione di velluto nel 1993. Quindi io rimango, come dire, attaccato a modelli di secessione di quel tipo che sono ineluttabili per effetto del fluire della storia. Sì, ma con il punto dell'interlocutore, però. Una domanda di carattere. La regione deriva da Reggio, per caso? Da latino reggere. Reggere è dall'idea della. Non è che era. Non ma Reggio. Reggere era l'amministrazione. E una domanda di carattere. Molte volte si sente dire che anche Gilberto, Dulissiero, che la Lombardia da sola, ad esempio, è uno stato, sarebbe uno stato troppo, una nazione troppo piccola per autogovernarsi. Ma se il Canton Ticino, che potrebbe essere un quartiere di Milano come popolazione, eppure è uno stato sovrano,
nell'ambito della confederazione, però come mai si parla sempre di una cosa piccola? Sì, sì, le dimensioni sono un problema naturalmente, non c'è una regola stabilita. Nell'ambito dei paesi federali il problema più grave è che quanto più piccole sono le entità federate, tanto più facile il controllo da parte del potere, di quello che dovrebbe essere il residuale potere centrale. Naturalmente le dimensioni però possono essere molto diverse, stati indipendenti anche piccoli ne abbiamo ovviamente. Se si parla di un sistema federale però è diverso, la questione delle dimensioni è importante. Per questo anche Emilio parlava sempre di macro regioni, perché quell'elemento lì dà una certa difesa rispetto a quello che rimane a livello federale, dà una certa capacità di autodifesa. Certo, gli stati dipendenti possono essere anche i microstati che esistono, ovviamente, poi avranno difficoltà diverse. Quello che è certo, un'altra cosa importante, poi veramente chiudo, è il fatto che le dimensioni in termini di integrazione, soprattutto economica, mondiale, sono molto vantaggiose. Ma qui c'è proprio, si può anche calcolarlo matematicamente, perché più si riducono le dimensioni e più aumentano proprio matematicamente i costi dell'autarchia. Cioè non può un paese che diventa un paese piccolo diventare anche un paese autarchico e quindi chiudere i confini, diventare protezionista eccetera, perché fallirebbe nel giro di pochissimo tempo. E questa è un'altra ragione per cui la frammentazione può essere un vantaggio per le popolazioni che fanno parte anche di stati più piccoli, perché sono costretti a aprirsi verso l'esterno, non possono mantenere, soprattutto dal punto di vista economico, una chiusura. Proprio si può dimostrare matematicamente questo. Sì, sì, sono d'accordo. Basta che siano parlo di difficile. Io un'ultima riflessione su questo tema, lei ha citato la Lombardia e 10 milioni di abitanti. Io credo che il problema di aver disegnato una pianta amministrativa così disomogenea, così eterogenea, così che appunto va dai 120 mila abitanti della Val d'Aosta, quella del Molise, che si sono disegnate delle realtà così piccole che non possono avere politiche pubbliche ambiziose e di un certo respiro, e realtà così grandi che non hanno un rapporto diretto con i cittadini. Questo è il punto, la contraddizione vera è questa. Cioè, ho disegnato realtà così piccole che non contano niente, non possono avere una gestione, risorse, eccetera, e realtà così grandi che, configurandosi appunto, come diceva lei, come dei piccoli stati, però degli stati veri e propri, alla fine perdono il rapporto con l'istituto rappresentativo. Cioè è veramente così disomogeneo che ha determinato un disastro. Il tema dei 10 milioni che lei evocava a me porta a pensare questo relativamente appunto al fallimento del regionalismo. Daniela, mi fanno cenno al presidente. Attenzione, dobbiamo chiudere.